il solstizio d'estate. Comunque l'abbiamo fatta lo stesso. Devo ringraziare apertamente la Podistica Solidarietà Pino Coccia, che ha portato oltre 50 atleti, che come al solito è sempre in primo piano quando si tratta di partecipare in massa. Comunque io sono soddisfatto, perché tutti hanno fatto i complimenti. E poi trovatemi voi, se ci avete la possibilità di trovare, una gara dove viene premiato uno su due, perché su 145 concorrenti arrivati abbiamo premiato 73 atleti, quindi oltre la media del 50% sono stati premiati. Tutti hanno ricevuto un buon pacco gara, tutti sono rimasti soddisfatti, e quella è la soddisfazione mia personale, perché mi sarebbe dispiaciuto se qualcuno avesse fatto delle critiche perché non è andato bene, perché ci sono stati problemi, perché non ci sono stati premi adeguati, perché non c'è stato un pacco gara degno della quota di partecipazione. Quindi io sono veramente soddisfatto. Bene. Beh, quello che volevo dire io non era tanto il fatto dell'organizzazione, è impeccabile, l'abbiamo sempre organizzata nel migliore dei modi. Quello che dispiace appunto è che sembra fatta apposta, ma ogni volta che noi stabiliamo una data c'è sempre qualcuno poi che si mette in mezzo. Magari qualcuno lo fa apposta e qualcuno lo fa involontariamente. Vabbè, involontariamente. Diciamo, allora, diciamo che questa volta non c'è stata malafede. Uno stacco però, musicale. No, io voglio aggiungere un'altra cosa, sempre per la partecipazione. Abbiamo citato Pino Coccia, che ci ha portato oltre 50 atleti. C'è stata anche la Carta Sport che ha fatto la Carta Sport che atleti, ha portato, diciamo, un discreto numero di atleti. Però ci aspettavamo qualche altra cosa dalle società più vicine. Va bene, al municipio Quinto. Mandiamo uno stacco musicale e poi proseguiamo.
Pronto, buonasera, Pino Coccia? Sì, buonasera. Buonasera, Pino. Ciao, buonasera, io ciao, sono Pino. Ciao, Pino, sono Mario. Ciao Mario. Ciao, bene. Ciao. La coppia più bella del mondo. Beh, non esageriamo. Grazie. Non estetico, ma comunque bella come persona, via. Sì, sì. Senti, Pino, allora noi ci siamo visti l'altro giorno, domenica abbiamo vissuto questa bella giornata di sport e solidarietà all'interno del nostro stupendo parco di Villa Gordiani, che è inutile dirlo che tu, come al solito, con il tuo gruppo è sempre sportivo, il gruppo più numeroso, è sempre il gruppo siete più presente, che ci onori della tua presenza, perché vieni sempre, sei venuto a tutte le manifestazioni, dalla prima a questa, sempre portando un buon numero di atleti, anche se noi magari ci saremmo aspettati un po' di più, non possiamo magari contraccambiare noi, perché il gruppo società sportivo ha oltre 1000 iscritti, comunque siamo contenti lo stesso. Senti, Pino, allora sentiamo un attimino le tue impressioni. Noi quest'anno per la prima volta abbiamo voluto spostare la data, fare una data nuova, partire di domenica mattina anziché di giorno infrasettimanale. Tu che ne pensi, che potrebbe essere stata una cosa positiva o negativa questo fatto di aver spostato la gara? Secondo me è stata sicuramente una decisione positiva, una decisione che è stata condivisa da molti, e molti dei miei l'hanno apprezzata, anzi penso la maggior parte, anche perché fare una gara infrasettimanale significa a volte lasciare il lavoro, prendere dei permessi o sacrificare insomma altri impegni, per cui farla invece la mattina sicuramente c'è maggior facilità, maggior probabilità che venga la gente che la gente partecipi, diciamo. E poi come si dice in televisione, no? Mi sembra che sia una gara che sia passata in prima serata, diciamo così, no? Da durante la settimana alla domenica mattina, vuol dire che comincia a entrare nel novero delle gare che hanno una certa importanza. Anche il numero dei partecipanti mi sembra che parla chiaro, non solo quello, ma anche le finalità che questa volta la vostra gara aveva come diciamo così, come tema. Sì, sì. Quindi la solidarietà e questo connubio sport, in particolare buddismo e solidarietà, mi sembra che si stia sempre più accentuando, e quindi è un bene, non lo facciamo quindi soltanto noi ma anche altre società come la vostra e altre gare, insomma. Beh, diciamo che tutto sommato io ho detto anche prima, io sono soddisfatto, perché insomma 145 di atleti competitivi che hanno fatto la competitiva, almeno classificati, poi ci sono stati quasi un centinaio di concorrenti della corsa per la solidarietà per la Fondazione Teleton, quindi tutto sommato non possiamo lamentarci. E poi abbiamo preso questa decisione di farla di domenica mattina, perché gli ultimi anni che stavamo vedendo sempre il pomeriggio di giugno si scatena sempre qualche temporale, non ultimo quello dell'anno scorso, come ti ricorderai, che grazie ai tuoi gazebi sono stati invasi da tutti gli atleti, perché si dovevano riparare dalla pioggia, insomma, quindi abbiamo voluto fare questo spostamento di data. Ma poi la mattina sicuramente si corre sicuramente meglio. Sì, si corre meglio, fa meno caldo sicuramente. Fresco, fa meno caldo che non il pomeriggio. E poi, a parte il fatto che adesso i temporali sicuramente vengono il pomeriggio e non tanto la mattina, quindi anche da quel punto di vista la cosa è stata, diciamo, meno rischiosa, diciamo, meno rischiosa. E poi ecco, mi complimento con voi perché avete portato tantissimi ragazzi che hanno indossato la maglietta di Teleton, e noi, come non so se tu lo sai, abbiamo organizzato per diverse edizioni Walk of Life. Sì, certo, esatto. Quindi
abbiamo abbracciato anche noi la causa di Teleton della ricerca contro le malattie genetiche. No, che sono malattie insomma che non vengono studiate perché non c'hanno ritorno economico una volta che sono trovate magari la cura per trovare cure farmaceutiche, non c'hanno rientro economico, quindi vanno lasciate così da parte perché essendo proprio rare dice che mi metto a studiare a impegnare dei fondi per poter fare uno studio che per curarne soltanto il 2 per 1000 diciamo l'1 2 per 1000 l'1 per 10.000, anche quello è vero, sì, però, sì, insomma, soprattutto diciamo che Teleton si adopera parecchio per cercare di risolvere perlomeno di trovare delle soluzioni a queste malattie che a volte sono sconosciute ai più, insomma, certo. Ma infatti sono talmente pochi casi che la gente neanche le conosce. Ma infatti se non ci fossero queste associazioni che si prendono in carico, che fanno ricerca, e comunque per fare ricerca ci vogliono dei mezzi e questi mezzi possono venire soltanto dalla solidarietà, quindi Ocean per Teleton che tutto l'anno raccoglie fondi nei suoi supermercati e poi come sai insomma alla fine dell'anno c'è quella maratona che si fa alla Rai dove tutti vanno in televisione, sì. Però intanto nel nostro piccolo, perché Ocean è dal 2003 che partecipa per sostenere, è uno dei principali sostenitori di Teleton, noi abbiamo colto l'occasione proprio perché il direttore d'Ocean di Collatina che si è dimostrato un grande personaggio, ha detto perché non inseriamo, e io sono stato ben lieto di poter inserire questo magari a discapito anche di qualche introito economico che poteva venire dalla parte della parte competitiva, quindi tutto sommato siamo soddisfatti. Il rischio che si corre in questi casi, ovviamente quando si diciamo così si dedica una gara a Teleton è che ci sia una marea di persone, specialmente gli animalisti, che protestano perché Teleton, da quello che si dice, per i propri esperimenti, sì, per la propria ricerca, utilizza anche animali e pratica la vivisezione. Sì. E io ne so qualcosa perché quando abbiamo organizzato la Walk of Life, tutte le edizioni, ho ricevuto una marea di mail, anche a volte minacciose. Però capisco che insomma ognuno è libero di manifestare le proprie idee come meglio crede. Teleton fa molto per la ricerca contro queste malattie genetiche che purtroppo affliggono tantissime persone. Certo, la vivisezione non è una bella cosa, devo riconoscerlo anch'io. Però non so poi alla fine dove sta. Meglio la vivisezione che quelli che insomma si mangiano, perché insomma. Sì, però sicuramente il fatto che vengano rubati o sottratti ad altre attività è veramente grave. Però anche la vivisezione dovrebbero trovare dei sistemi diversi alternativi, per sperimentare, sì, le medicine piuttosto che utilizzare i famosi cani che vediamo spesso in televisione. Io sono per entrambe le cose, ovvero eliminare la vivisezione e incentivare la ricerca, certo, a reperire fondi per la ricerca contro queste malattie genetiche. Sarebbe una cosa bellissima riuscire a fare tutte e due senza sacrificare gli animali, insomma, e penso che a lungo andare questa cosa ci si arrivi. Bene. Comunque, complimenti a Teleton che fa almeno si sostituisce allo Stato nella ricerca di della soluzione di queste malattie che purtroppo sono gravissime. Poi Pino, abbiamo avuto all'interno sia della competitiva che della non competitiva, abbiamo avuto degli atleti che fanno il corso di atletica con il Roma Acquacetosa, sono ragazzi della che fanno, si chiama questa associazione Diamoci una mossa, che ospita ragazzi con autismo e sindrome di Asperger, che sarebbe una forma un po' più lieve di autismo. Quindi hanno partecipato 3 ragazzi alla competitiva e 6 ragazzi hanno fatto la non competitiva, e a tutti questi abbiamo donato una medaglietta che